Ragazzi, sto guardando un po' di calcio al mercato. Il Milan sta seguendo Berardi e Musacchio. Intanto dovrebbe accettare il Fulham, neopromosso in Premier League. Si insiste per le voci di Ronaldo alla Juventus. I due si sono incontrati, i dirigenti sono incontrati a Ibiza. Cioè, guardate, ora qui Berardi. Rispetto al conto economico della società. Il conto economico della società in questo momento è assolutamente florido perché quando Elliott ha finanziato il Cioè, non Milan si sa con i cosa famosi 300 posso milioni di dire. euro, ha Intanto se ne vanno nel calciomercato del il Milan, Milan, ha ogni bilancio dell'Iat, con una fetta Elliot, capitale dedicata, una cosa l'ultimo dei stupenda. quali è stato deliberato il mese scorso e sono Cioè, i io non famosi so cosa 300 dire. milioni di euro. In assenza del Il Milan versamento ora adesso sono è stati fermo. ripartiti e versati nelle casse del Milan. Quindi il Ma se Milan Milan oggi come oggi ha ci i soldi per interessano, andare avanti fa fino a solo, dicembre non ci pagando tutti interessa. gli stipendi e operando sul mercato Ora sia in entrata che in io ci uscita. spero. Le cose che deve stare Come facendo il ho Milan detto negli quindi altri né in video, entrata né in Ronaldo uscita, non finora ha viene, percepito il speriamo pieno se del bilancio viene perché Ronaldo. è Ronaldo l'unico è per Milan, però il fortuna Milan è in bilico, il Milan dell'azionario, penso che diciamo, non può della fare Lepali Azionari acquisti, per è stato molti anni sanzionato. di sbilancio evidente. Ma però questo era giusto anche chiarirlo, no? Questo era giusto chiarirlo perché il Milan oggi può operare serenamente. Dunque, prima tu dicevi dei follower di Cristiano Ronaldo rispetto a Trump, Dario, tu hai Sì, perché preparato. siamo abituati al duello sportivo tra Messi e Cristiano Ronaldo, lo stesso Cristiano vuole arrivare a guadagnare la stessa cifra di Messi e sui follower non c'è proprio battaglia. Guarda qua, questi sono i follower di Cristiano Ronaldo e parliamo di 330 milioni di follower. Siamo davanti a Justin Bieber, cioè gli sportivi bisogna arrivare a LeBron James, come dicevamo, Trump, il primo italiano nostro, Dybala, a 22 e sotto si parla di squadre. Piero, perché questo è un dato, Piero Vietti, perché questo è un dato che in qualche modo è indicativo? Cioè, Cristiano perché dobbiamo tenerlo Ronaldo è in considerazione? Perché troppo troppo qualcosa ti dice chi se ne considerato al importa dei mondo. follower, chi se ne importa Le delle rating? Importa molto perché ti follower. dice di quanto una squadra è seguita e i follower di solito Comunque il poi amano anche Sassuolo ha chi seguono acquistato e quindi poi sono Kevin disposti a Prince spendere. Boateng, Questa è un la giocatore cosa forte, fondamentale. un Quindi è bel chiaro che avere acquisto un Cristiano del Ronaldo Ronaldino. puoi venire ad avere una Ronaldo. visibilità, gente che è Speriamo di disposta a vederlo con la spendere per maglia comprare bianconera. merchandising con il suo nome. Certo, e non ci dobbiamo dimenticare Alberto Bucci anche dell'aspetto, perché se Costa lo mettiamo Ronaldo, da una però parte, ma con il sta lavorando un grande merchandise calciatore, tu possiamo l'hai seguito fare anche ai tempi di tutto. Madrid, quando soprattutto il Real era allenato da Carlo Ancelotti. Mi dicevi prima nella trasmissione che eri rimasto Ma se colpito della sua viene, straordinaria ma professionalità. stavo dicendo che Lui era viene indisponibile al Real, gli Boateng. altri no. Lui arrivava al campo, aveva il suo preparatore atletico, poi faceva un po' di punizioni, ma si allenava un'ora e 20, un'ora e mezza da solo la mattina. Arrivava Ronaldo in ufficio con Carlo a si allenava parlare un'ora, e il un'ora e campo mezza era pure solo da lui che solo. lavorava. Qua qui è E un quello era sul rapporto mostrare Ancelotti, questo molto calciatore. bene. È Cioè, troppo quindi il suo forte, rapporto in dai. generale con un Non allenatore, in quel caso viene sarà molto, molto buono. Cristiano, Se lo non mette sul rapporto, viene, playoff ma sicuro. se Vabbè, viene certo, l'allenatore delirio, vorrebbe se viene delirio, sempre avere un delirio calciatore così nazionale, europeo, professionale e così stramondiale. bravo sul Perché campo solo, sul quale solo c'è i tanto da follower che migliorare. lo Adesso seguono, i invece io mi assumo in merchandise, un attimo potrebbe compito fare di andare a molto, Madrid molto e da ingaggio. quelle parti si parla soltanto dell'affare Cristiano Ronaldo. È arrivato il famoso conduttore che ha tirato fuori la notizia? No, non è bravo come te Ale, perché tu arrivi con molto anticipo rispetto all'inizio della diretta, non si è ancora visto né lui né il Gianluca Di Marzio, dicevamo, e Guaghir, che dovrebbe Bello, bello, portare questa ragazza è e bella. raccontare qualche cosa di inedito rispetto al rapporto con Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, ma soprattutto, come dicevi tu, è la notizia di quest'oggi. Non Dici si la parla d'altro e quindi Ronaldo, si è dovuta dici la spostare perché, domanda, come dici tu la sai benissimo, domanda se prima arrivo alle Cristiano dirette con tutte le Ronaldo. prove, quindi giustamente i Vabbè, colleghi piano. del Vogliamo rompere telegiornale il cazzo. spagnolo stanno facendo Però ti faccio vedere lo studio perché è troppo bello. Intanto c'è questo campo in mezzo che è davvero carino. Questo Il sarà nostro è poi più bello, il però. posto, non so se riuscite a vederci. Sì, è anche più grande, ti dico la verità. Però questa sarà la postazione di José Pedrerol, forse non riuscite a vedere, però insomma lo studio rende l'idea di quanto si respiri calcio qui e di quanto si respirerà tra pochissimo tutto su Cristiano Ronaldo perché non si parla d'altro. Allora, Paolo Aghemo, avvistamenti ieri a Torino di Cristiano Ronaldo, stasera? Tutti dicono Paolo Aghemo. Stasera è la stessa situazione di ieri, cioè qua si era diffusa la voce che Cristiano Ronaldo fosse in partenza
direzione Torino-Caselle, l'aeroporto, in realtà non è arrivato Cristiano. Oggi peraltro è arrivato Armando Izzo, acquisto del Torino, che alcuni hanno scambiato per Cristiano perché è arrivato con gli occhiali, il cappellino. E viene fatto Armando Izzo al Torino. Peraltro, se viene, insomma, se viene, la tensione della città, i gridi che farò. In questo caso, hai detto bene.